Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e questo è ovviamente Cimmia che ha letto e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo ovviamente qui nella mia vanilla e oggi faremo una cosa che non facciamo da tanto tempo, ossia andare in un'avventura e cercare tutte le novità della 1.19. Per questa occasione mi sono già preparata con tutto l'indispensabile nell'inventario, però di solito mi scordo sempre le cose, quindi sicuramente manco qualcosa. Però fa niente, raccoglieremo le cose durante il viaggio. Mi sono preparata tanti razzetti, le elitra e 5 mele d'oro perché non si sa mai. Con la 1.19 come aggiornamento è uscito la lei che io l'avevo votato nel 2021, l'anno scorso, quando c'era la votazione. E siccome l'ho reputato tanto carino, ho fatto un aggiornamento del mio mondo. Ovviamente lo snapshot, ho fatto un salvataggio a parte del mio mondo. Perciò oggi volevo andarlo a trovare con voi, quindi ci addentriamo in questa avventura incredibile. Dovremmo trovare, che mi sono informata, una torretta dei pillager. Io in passato, nella mia vanilla, per chi la segue da tanto sicuramente lo sa, che io ho già trovato, avevo già trovato la torretta dei pillager, li avevo anche sconfitti, ho fatto il raid nel villaggio. E io non ne ho la più pallida idea di dove andare, quindi vagheremo un po'. E non so quanto ci metterò, io mi sono già preparata la cena sulla scrivania. Poi come altre novità sono uscite le mangrovie e i girini, le ranocchie, sono molto carine. E non vedo l'ora di vederle, però non ho più pallida idea di dove si trovino. Oh, calma. Ragazzi, io ho sentimento, sto andando dritto per di là, non so cosa mi riserva la vita. Perciò sto andando proprio a caso, con la speranza di trovare qualcuno, qualcosa di nuovo. Qua è nuovo, sono sicura perché qua si sta infiammando tutto, quindi questa zona è nuova. Non l'abbiamo mai esplorata fin qua. Sono combattuta su usare i razzetti oppure farmela un po' via mare così, con la barca. Ma io direi che finché abbiamo i razzetti, per quando finiranno, pazienza. Andiamo sempre dritti per di là, che qua non abbiamo esplorato nulla. Oh, ma qua c'è l'acqua super limpida. Ma che è successo? Come mai qua c'è l'acqua così limpida? E ovviamente attaccato al polo nord c'è il deserto. Andiamo giù per di là. Oh, qua c'è una barca, ne vale la pena fermarsi? Sono solo curiosa, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Oh, ecco. Allora, zucche e zuppe sospette. In realtà nulla di che, prendo la polvere da sparo perché in un futuro potrebbe tornarmi utile per fare i razzetti quando finiranno. Là c'è un'altra barca, andiamo a vedere. No, è un villaggio, ma che è una barca? Ma che figo! Ma guarda qua che figata che è! È carino da matti, io qua non ci sono mai stata. Finché ci siamo un po' depradiamo i villaggi. Tanto depradare è gratis. Che figata è qua, è bellissimo. Infatti me la sto facendo in barca perché è una figata assurda. È tutto colorato. Dunque io farei per andare... Dunque là c'è un bioma. Ah, non riesco a vedere bene. Non c'è l'Optifine. Oh! No, scusate un attimo. Fermo un attimo. Ce li ho le litra, sì? Scusate, ma è questo? Ho trovato... È questo! No, è questo per forza il bioma delle mangrovie. Guarda qua che... Ma cosa? Ma che cos'è? Che figata, fammi prendere... Radici mangrovia. Che figata. Ma che figo. Allora, ma bisogna piantare solamente questo. Poi crescerà l'albero, immagino, no? E questo che cos'è? Ah, voglio vedere. Ma anche questo è nuovo. Che cos'è questo pezzo di terra? Fango. Ah. Che figo. No, voglio arrivare a prendere quel cosino qua che sporge, che cos'è? Lo posso vedere anche qua. Ok, allora aspetta che mi butto. E qua. Che cos'è? Propagulo di mangrovia. Propagulo? Ma che cos'è? Non riesco a capire. È un fiorellino attaccato all'albero, ma è carino da matti. Tra l'altro io sto totalmente ignorando il fatto che sia notte e che potrebbero venirmi ad ammazzare da un momento all'altro. Però chi se ne importa? Abbiamo trovato un nuovo bioma e senza neanche troppa fatica, sinceramente.
Bene, questa è stata una piacevole sorpresa, molto carino, mi è piaciuto. È il momento di trovare le rane, basta. O le rane oppure la torretta dei pillager, che non ho la più pallida idea di dove sia. Qua sotto c'è un portale, interessante. O che cos'è? È un po' strano questo come portale, non c'è neanche la cesta. Scusate, questa non è la mesa. Vedi, non l'avevo mai presa. Quante novità! Oh, qua abbiamo trovato la giungla. Tutte le cose un po' più rare qua si stiamo trovando. Sono curiosa di vedere, ora che siamo in una palude, se riusciamo a vedere le rane, perché da quello che ho capito sono qua nelle paludi. E adesso ci diamo un occhio. Spero di trovarle, perché sono super ciccione e super carine. Voglio vederle. È lei! Che carina! È super carina, oh mio Dio! Ciao! Ma è bellissima! Vorrei ucciderla per vedere cosa mi droppa, però mi dispiace. Vabbè, dai, ci proviamo. No, non mi ha dato nulla! Che tristezza, spero ce ne sia un'altra qua, se no mi sento troppo in colpa. È l'unica rana che c'era in questa palude, non ne trovo altre! No! No! Va bene comunque, abbiamo trovato un'altra cosa del nuovo snapshot. E adesso bisognerebbe andare a cercare la lei. Però sarà difficile trovare una torre dei pillager. Però per fortuna almeno i razzetti. E per fortuna che me ne sono preparati tanti. Così almeno posso volare e faccio prima. Ma scusate, da quando le betulle sono così alte? C'era già questa cosa e me la sono persa, oppure fa parte del nuovo snapshot? È una foresta di betulle. Questa non l'avevo mai vista, onestamente. Quindi boh, continuiamo ad andare e speriamo solo di trovarla. Mi sono addentrata in questa foresta e sto camminando già da tutto il giorno. Sono già passati un bel po' di giorni in realtà da quando sono partita dalla mia vanilla. E siamo sempre alla ricerca dell'avamposto dei pillager. Che ancora non so bene dove sia, però. Ragazzi. È un barlume di speranza questo che vedo. No, è veramente la torre dei pillager. L'ho trovata. Ok. Sono pronta. Imbattiamoci subito, non vedo l'ora di trovare... L'ho visto! Oddio, che carino! È lì dentro! Adesso lo libero! Stupido! Come faccio a farlo mio amico, però? Una volta liberato. Guarda come corrono tutti questi... Stupidi! Ingrati! No, gli ho dato l'ascia in mano! Perché gli ho dato la mia ascia? Ridammi l'ascia! Ma mi seguono? Gli ho dato un pezzo di pane... Che carini che sono! Ehi! Sembra un puzzino con le ali! E quindi se gli do in mano una cosa cercherà qualcosa di simile, giusto? Chissà se mi seguirà anche dopo. Voglio portarmelo a casa! Oh, è mio! Come mai non ho neanche avuto la maledizione qua dei pillager? Vabbè, intanto vado a rubare qua in alto. Ah! Che paura! Mannaggia te. Cioè, tutto sto casino per due ampolle di esperienza. Oh, ciao. Cos'è successo? Non hai trovato nulla. Ti prego, torna a casa con me. Tutto d'un tratto. Sono apparsi tutti e sono così stupidi a stare qua sotto mentre lì c'entro tutti col mio arco. Ehi, no, non ti fare male. Ma dov'è finito il suo amico? Erano in due, ragazzi, ne ho liberati due. Ma se non trovi del pane ti do un'altra cosa da cercare. Ecco, cercami tipo una mela d'oro. Ridammi il pane. Porca miseria, ridammi il mio pane. No, mi ho lanciato un razzo in faccia. Tieni la mela d'oro, cercami questa. Chissà, no, non credo che riuscirebbe mai a trovarla. Però se io lasciassi una mela qua per terra, me la troverebbe? Psst, ehi, è qua la mela. Dove scappi? Vieni, è qui. Raccoglimi lei. L'ha raccolta. Oh,
progresso compiuto. Siamo amici adesso. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se tecnicamente siamo già diventati amici, se me lo posso portare a casa, perché senza di lui adesso non posso vivere. Credo che lo chiamerò con un nome che... Anzi, ditemelo voi il nome qua sotto nei commenti. Da Carly e da Cimia, che qua a letto è tutto, e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!